un commento su questa esperienza amministrativa? È sempre un onore poter servire la propria comunità e abbiamo cercato di fare del nostro meglio e cercheremo di farlo sempre. L'auspicio è che anche altre persone possano sperimentare questa esperienza, che è un'esperienza splendida, che arricchisce da un punto di vista umano e professionale. C'è il personale di questo comune, di questo ente, è un personale con un altissimo livello di professionalità e quindi da parte mia e da parte dei colleghi è stato veramente un onore poter far parte e poter lavorare al fianco di queste persone in questi 4 anni e mezzo quasi. Insomma, si sono fatte tante cose, forse si poteva fare anche qualcosa di più, qualcosa si è fatto bene, qualcosa si è probabilmente sbagliato, perché chi non fa non sbaglia, ma penso che l'esperienza sia una delle più belle esperienze che possano capitare a un uomo o a una donna che credono nella cosa pubblica e credono e hanno il desiderio di poter portare un contributo fattivo alla propria comunità. C'è un po' di amaro in queste dimissioni o sono... No, la tristezza, un po' di tristezza umanamente c'è sempre, cioè se uno un lavoro lo fa volentieri, lo fa con passione, è evidente che poi sulle considerazioni di natura politica ci riserviamo, domani ci sarà conferenza stampa come sapete. Lasciate qualcosa ancora in ballo, incompiuto? Sono tante le cose, se dal punto di vista amministrativo la squadra di giunta ha quotidianamente 1000 emergenze e 1000 aspetti che ognuno di noi vorrebbe portare avanti. Si è fatto tantissimo lavoro, io penso già soltanto sulla questione del porto turistico abbiamo sviluppato una mole di lavoro paurosa e siamo fermi nell'attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sulla famosa questione della decadenza, per dirne una, ma ci sono questioni più piccole, questioni più grandi che ci hanno visto essere sempre presenti. È evidente che umanamente queste cose lasciano sempre un po' di amaro in bocca, però allo stesso tempo io dico questo, personalmente rimpianti ne avrei soltanto in una ipotesi. Se sapessi di non aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità, se sapessi di non essermi speso fino in fondo, se sapessi di non aver fatto di tutto per fare del mio meglio. Io penso che tanto io quanto i colleghi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per fare del nostro meglio e questo fa sì che non ci può essere un rimpianto da parte nostra. Ci può essere un po' d'amarezza, questo senza dubbio. Penso faccia parte delle adesso andate dal sindaco? Umane. Sì, vado dal sindaco, penso che vengano anche loro con me perché mi sembra giusto dargli copia della dimissione protocollata. Okay. Ho fatto anche due